Eccomi qua ragazzi, Massimo intervista lunedì mattina, ragazzi, ieri sera al Meazza. Che freddo. Comunque 2-0 ragazzi, e bene così, siamo primi, sopra 2 punti ai Gobbi che, come diceva Rotta, per me ha ragione, sono loro i strafavoriti, appena solo il campionato. E noi siamo lì davanti per adesso, il sogno continua. Abbiamo incontrato un buonissimo Frosinone, una squadra che gioca a calcio come tutte le squadre di Francesco, ragazzi. Per me hanno fatto 20-25 minuti veramente bene, dove hanno tenuto testa. Poi piano piano siamo venuti fuori noi e al 44esimo, ragazzi, la perla di Di Marco dai 40 metri, penso, non so. Un pallonetto dove si insacca sotto attraverso il pallone, il portiere Venturati rimane sorpreso. Poi nel secondo tempo Pontivia ci pensa Turan che ne sdraglia un paio e viene palciato in aria, e poi Çalhanoğlu l'implacabile praticamente, cioè non ne sbaglia uno al dischetto Çala. 2-0 e lì partita chiusa. Il Frosinone ha avuto il merito di giocare ancora a calcio dopo 2-0, però ormai non ce l'ha più nessuno, cioè, ha preso anche un palo, ma secondo me ormai basta, la partita era finita. Finita, chiusa, anzi potevamo fare ancora un paio, forse anche loro uno, non lo so, però secondo me giusto il risultato, anche lo scalto di 2 gol. Detto questo, siamo primi, 2 punti per i Gobbi, i favoriti chiaramente perché non hanno niente, non hanno solo il campionato, niente coppe. Il Milan ha perso ancora 2 punti a Lecce, forse doveva perdere 3, però è andata così. Il Napoli perde in casa clamorosamente contro l'Empoli al 90esimo. E buona ragazzi, si va in vacanza in pausa nazionale da prima in classifica. E dopo, quando si riprenderà ragazzi, ci aspettano due partite difficili, osti. A Napoli contro il Napoli, non è vero, prima a Torino contro la Juventus e poi a Napoli. Niente ragazzi, continuiamo così, il sogno continua e andiamo avanti. Forza Inter sempre e hai davvero massimo intervista. Ciao a tutti ragazzi, forza Inter sempre, è l'ovvio.